Benvenuti allo studio Malorda. Munitevi del vostro numero cliente e rispettate il disordine d'arrivo. Scusi, lei parla inglese? No, esperanto. Ah, somiglia davvero tanto all'italiano. Grammatica e sintassi sono diverse. Scusi, ma saprebbe dirmi perché tutti i giornali qui dentro sono in inglese? Il dottore ritiene che le lingue distraggano dalle figure. Visto che ormai l'inglese è ovunque, nessuno ci fa più caso e ci godiamo meglio le illustrazioni. Certo. Numero 00002. Io il numero 2. Va bene lo stesso. Non sa che gli zeri vengono sempre prima? Prima? Prima di quelli che contano, ovvio. Numero 2. Forse è il mio turno. Lei che numero ha? Il mio numero è 1, anche se Euclide sostiene che non è un numero. In verità, io conto meno di 0 e più della radice quadrata di 2. Certo, ovvio. Compatto, brulicante come un milione di vermi, nel nostro cervello si scatena un popolo di demoni. E quando respiriamo, nei polmoni ci scende la morte, fiume invisibile, con lamenti cupi. Se lo stupro, il veleno, il pugnale, l'incendio non hanno ancora filato i loro delicati ricami... Malorda... No, non l'ho scritta io. Anche se avrei tanto voluto. Charles? A Baudelaire, per Vinci. Anche se devo ammettere che la mia poesia preferita resta la lezione di anatomia di Arrigo Boito. Perdona, o pallida adolescente, fanciulla pia, pura, dolcissima, fiore languente di poesia. E mentre nel segreto suscito sogni adorni, si scopre in quel cadavere un feto di 30 giorni. Io non ho mai letto poesie. Ho studiato ingegneria navale. Ah, sul serio? Ma non c'è poesia più grande dell'ingegnarsi ad andare per mare. Sfidare quella distesa sconfinata che recide le palpebre e ci prepara a quella sublime
terribile vastità dell'Eterno. Ah, quante volte ho invidiato quella lenza di Acab e il vecchio Santiago. Per l'appunto, dottor Malorda, sono qui perché dopo colloqui di lavoro, stage, domande, non sono ancora riuscito a... Mi corre l'obbligo di informarti che in questo studio non sono ammessi termini come lavoro, stage, master, crediti formativi, curricula. Chi arriva in questo studio lo fa seguendo i percorsi tracciati dalle regole del buon senso che, prima che mi mettessi in proprio, conducevano solo nel cul-de-sac dell'indigenza. Spero che il fetore che ti porti appresso sia solo quello della tua sudata laurea e non del tuo cul-de-sac. Eh sì, ho sempre cercato di guadagnarmi da vivere onestamente. Quello è un avverbio da cassare immediatamente. Un mio vecchio amico odontoiatra che emetteva sempre fattura, a furia di ripeterlo si è beccato la litosi e ha perso tutti i clienti. D'accordo, non lo userò mai più, ma mi occorre davvero essere assunto presso un cantiere navale. Mia moglie aspetta due gemelli, anche lei è laureata. Ha fatto molti colloqui, ma l'hanno accettata solo come... Mi rincresce molto che il concetto non ti sia ancora chiaro. Vita, lavoro, studio, passione, sono elementi che non hanno nessun legame tra di loro. Dimmi, tua moglie ha già cominciato a secernere colostro? Non capisco cosa voglia dire. Cosa sei disposto a sacrificare per non sacrificare tutto il resto? Ah, mi era stato detto che ci avrebbe aiutato anche senza... Oh, certo. Non sono mica uno di quei viscidoni che chiedono di raccattar voti in campagna elettorale o di ottenere prestazioni sessuali. Lungi da me con tanta bassezza. L'unica cosa che vi chiedo è che vi impegnate. Ah, mi sembra ovvio. Ve lo garantisco, ci impegneremo al massimo. Io e mia moglie abbiamo preso entrambi 110 lode e siamo disposti a tutto pur di... Che vi impegnate una parte di voi stessi. Una parte? Un mio fidato compare di Crazy mi ha appena aperto una ditta di espianto d'organi. E ha giusto bisogno di un rene o un utero freschi. Ah, non sai quale soddisfazione mi procura poter aiutare lui e voi in un colpo solo. Non è proprio vero? Solo nella mancanza di ciò che si possiede sin dalla nascita è possibile apprezzare quel talento nascosto dentro noi stessi. A dire il vero non pensavo che... Oh, animo. Ci si ingegna meglio per mare quando si è più leggeri e al ritorno a casa ci si può dilettare con la mogliettina senza dover ricorrere ai budelli. Ai miei tempi utilizzavo quelli di agnello, ma mi facevano un prurito terribile. A Pasqua la mia ex ne faceva sempre ammazzare due, giusto per farne scorta. Una vera leccornia, in tutti i sensi. Ora vai. La mia segretaria ti darà i moduli da riempire e ti dirà l'indirizzo dove ritirare il contratto d'assunzione. Io non credo proprio di poter sdebitarti. Oh, ma non cruciarti più di tanto. Comunque, se proprio ci tieni, ti sarei riconoscente se riuscissi a procurarmi il rotolo mancante delle 120 giornate di Sodoma. Sì, lo so che tutti ritengono che il Didin Marchese non l'abbia mai terminato, ma mi è giunta voce che un rigattiere della Provenza lo conservi in una cassapanca, insieme alle ceneri di Giovanna d'Arco e al codino di Robespierre. E
È la noia, l'occhio greve per un pianto involontario. Sogna in piccagioni fumandosi la pipa. Tu lo conosci, lettore, questo mostro sedentario. Ipocrita lettore, mio simile, fratello.